fatale, può essere un colpo fatale per l'amore o per la morte. Per la morte può essere di la trahison, la trahison. E dunque c'è questi due aspetti, un colpo di amore e una fatalità di morte, che quello lì fa riferimento molto di più alla situazione anche dell'Africa e del Congo. Per la situazione umana e politica al Congo è qualcosa di molto complesso, complesso e particolare per anche tutta l'Africa. E dunque per molta gente è sempre una questione di survivere. Anche i musicisti qui sono sempre confrontati a questa situazione di sopravvivere. I sapeurs sono della gente che si trasformano in come un'opera d'arte. Perché in Congo, in Africa, specialmente in Congo, c'è questa situazione del presente, è proprio il più importante, perché è molto difficile avere delle visioni con il futuro. E il passato è completamente complesso e per ognuno ha la sua versione. E la relazione col presente è talmente difficile che ogni tanto loro si trasformano trovano tutto quello che possono trovare per avere un stile di vita, un stile di presentazione, come un'opera d'arte. Ma ci sono differenti visioni. Il Congo è infatti una visione che è molto più nera e complessa che la situazione, per esempio, di altri paesi o la situazione che si vede qui al spettacolo. Infatti il sapeur è come una religione, è qualcosa che è molto importante per molta gente, è fantasia, anche una provocazione, ci sono molte cose. Si dice in Africa che i bambini possono ballare e cantare prima di parlare e camminare. Questo è per tutta l'Africa. Adesso qui abbiamo cominciato il lavoro della musica in collaborazione con Rodriguez Vangama, che è il conduttore di orchestra, il chitarrista e che è compositore. Dunque abbiamo proprio fatto un lavoro insieme per fare questa costruzione, e anche Serge Kakuji, che è il controtenore, e c'è anche Alain Platel. Infatti la prima volta che Alain è venuto in Kinshasa era proprio fantastico, perché avevamo l'abitudine di lavorare la musica seduti, e ogni periodo di lavoro c'è la tradizione di fare una presentazione pubblica, proprio con molta intimità. E ogni volta che la musica comincia, loro si mettono a ballare. E quando Alain è venuto la prima volta, ha proprio aperto questa porta, ha aperto questa finestra, e tutti si sono messi a andare. Era proprio fantastico questa situazione. Hanno ballato tutta la giornata senza fermarsi, col calore, con tutto, suonare, era proprio qualcosa di fantastico. E Alain ha messo in scena questa situazione, e poi abbiamo lavorato insieme per avere questa fusione con il corpo e la musica. Credo che l'Europa, il mondo occidentale, deve pensare un po' di più che l'Africa potrebbe aiutarli a andare più avanti. C'è sempre questo punto di vista che è l'Europa che aiuta gli altri, il quarto mondo, o i paesi emergenti. Noi abbiamo bisogno di loro, per molte cose, non solamente quello che è l'economia, l'arte, una filosofia di vita, tutte queste cose. Penso che il spettacolo Coup Fatal parla di queste cose. Questa relazione fra la musica africana e la musica occidentale, non ci sono tanti musicisti così, dunque siamo fortunati di avere potuto creare questa squadra e fare questo spettacolo con Alain e tutti quanti.